riti per la Pasqua dei cristiani ortodossi hanno portato a Gerusalemme fedeli da tutto il mondo. Sempre spettacolare il rito del fuoco santo. I capi delle chiese cristiane di Aleppo in Siria denunciano la drammatica situazione del paese dopo gli ultimi bombardamenti. Si è concluso con un'escursione nel deserto del Negev il 40° corso di aggiornamento biblico-teologico dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Sono partiti nella chiesa del Dominus Flevit sul Monte degli Ulivi i lavori di restauro dei mosaici. Nel progetto sono coinvolti i giovani mosaicisti locali. Delegazioni di 18 scuole tra Israele e territori palestinesi hanno partecipato a Gerusalemme alla seconda edizione del Rose Moon. Si è celebrata quest'anno domenica 30 marzo, secondo il calendario giuliano, che corrisponde al 12 aprile del calendario gregoriano, la Pasqua dei cristiani ortodossi. Una settimana dopo la Pasqua cattolica, la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme si è di nuovo riempita di fedeli per i riti delle chiese orientali che culminano con il fuoco santo. Nel pomeriggio del Sabato Santo si è rinnovato il segno considerato prodigioso con cui il fuoco nuovo, simbolo della risurrezione, arriva dal cielo e per le mani del patriarca greco-ortodosso in pochi secondi si diffonde tra le migliaia di persone che affollano la basilica. Dalla tomba che ha portato la salvezza, in preghiera per tutto il mondo, per tutti i cristiani, per la pace, l'amore, specialmente in Medio Oriente. Porgiamo i nostri più sentiti auguri per le feste cristiane e specialmente per la risurrezione di Cristo. Gesù è risorto, è veramente risorto. La Pasqua ortodossa, insieme a quella cattolica e alla Pesach ebraica, hanno portato a Gerusalemme oltre 100.000 persone quest'anno, provenienti da ogni continente. Le strade della città vecchia, soprattutto, sono state prese d'assalto da pellegrini animati da una forte devozione, ma anche da turisti attratti dalla spettacolarità dei riti. I come from China. I'm a Christian. Io vengo dalla Cina. Sono cristiana e penso che Dio ha sempre amato Gerusalemme. Mi chiamo Michael dall'Australia ed è la prima volta che vengo a Gerusalemme. È bellissimo essere qui, sorprendente. Amazing. Mi chiamo Sami Wakile e sono di Gerusalemme. Io mi occupo della diretta dal Santo Sepolcro per le televisioni cristiane da 8 anni. Dio ci dà la soddisfazione di fare questo servizio. Speriamo che tutti i cristiani vengano in città vecchia per vivere il momento della risurrezione. Particolarmente numeroso è il gruppo di cristiani arrivati dall'Egitto. Sono padre Alfonso Ubeid, parroco dei copti cattolici ad Alessandria. Siamo 160 persone nel nostro gruppo. Noi non possiamo venire qui dall'Egitto se non abbiamo più di 45 anni. Prima non possiamo per motivi, diciamo, di sicurezza e per ragioni sociali. La Chiesa segue questa organizzazione. La nostra Chiesa cattolica ci dà l'ok di viaggiare e qualche fratello ortodosso viene con noi. Il mio gruppo è ortodosso, cattolico e protestante. Mai avrei immaginato in vita mia di vedere tutto questo. Sono felice di essere venuta. Tutto quello che leggiamo nella Bibbia qui lo abbiamo visto nella realtà. Posso dire che abbiamo vissuto con Gesù Cristo i 9 giorni passati. Lungo la via dolorosa sentivamo di condividere il dolore di Gesù, che ha sopportato la sofferenza per noi senza limiti. Questo è un giorno bello e la grazia arriva a tutti senza distinzioni. La benedizione che le persone hanno ricevuto spero che arrivi a tutti e che sentano la nostra stessa felicità. In questa Pasqua 2015 si colgono anche segni di unità e comunione fra le chiese. L'Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa ha chiesto alle parrocchie cattoliche di Giordania, Cipro e Palestina, ad eccezione di Gerusalemme e Betlemme per motivi di statu quo, di festeggiare la Pasqua insieme con le chiese orientali, secondo il calendario giuliano. E tutti i capi delle chiese di Gerusalemme, cattolici, ortodossi e protestanti, hanno rivolto insieme un messaggio di auguri per le feste pasquali. In
cui sottolineano come il messaggio di Pasqua plasmi l'identità stessa della città santa da molti secoli. È qui che si trova la tomba vuota, il luogo della sovranità di Dio sulla morte, manifestata nella risurrezione di Gesù. Risurrezione del Salvatore o sepoltura dei fedeli? È la domanda drammatica che si pongono i capi delle chiese cristiane presenti ad Aleppo, nel nord della Siria, in un accorato appello che inviano alla comunità internazionale dopo gli ultimi bombardamenti che hanno colpito la città alla vigilia della Pasqua ortodossa lo scorso fine settimana. Sono stati presi di mira i quartieri civili della città con granate a razzo, la cui capacità distruttiva non avevamo mai sentito e visto prima d'ora, scrivono i rappresentanti delle chiese cristiane, che descrivono con immagini tragiche le conseguenze dei bombardamenti. Abbiamo visto corpi estratti dalle macerie, brandelli attaccati alle pareti e sangue mescolato al suolo della patria. Decine di martiri proseguono di ogni religione e confessione, feriti e mutilati, uomini e donne, anziani e bambini. Mentre l'Osservatorio Siriano per i diritti umani parla di oltre 1700 attacchi aerei nel solo mese di aprile che hanno provocato 260 vittime tra i civili, e Human Rights Watch accusa il governo di Assad di utilizzare armi chimiche nei bombardamenti in Siria, anche da parte delle chiese l'appello si fa denuncia. Basta con la distruzione e la desolazione, scrivono ancora. Basta essere un laboratorio per armi di una guerra devastante. Siamo stanchi. Chiudete le porte della vendita di armi e fermate gli strumenti di morte e la fornitura di munizioni, affermano. L'appello all'opinione pubblica mondiale si fa anche testimonianza di fede per i capi delle chiese cristiane di Aleppo. In una città di quasi 2 milioni di abitanti, di cui 300.000 cristiani, molti sono fuggiti in questi anni di guerra. Coloro che sono rimasti o che finora sono sopravvissuti alla guerra scrivono: «Vogliamo vivere in pace, cittadini onesti insieme agli altri figli di questo paese». Noi non abbiamo paura del martirio, concludono così la nota, ma rifiutiamo di morire e che il nostro sangue sia il prezzo di un fine sospetto e meschino. È terminato con un'escursione al deserto del Negev, il 40° corso di aggiornamento biblico-teologico dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. La Sacra Bibbia, libro di Dio e libro dell'uomo, è stato il tema di quest'anno. Durante il corso, che ha avuto come filo conduttore le Sacre Scritture, le mattinate avevano lo stile della lezione dinamica, con l'approfondimento dei temi che hanno spaziato dall'ispirazione nella Bibbia al metodo storico critico nei documenti del Vaticano, da un'introduzione ai libri dell'Antico Testamento fino al messaggio dei testi del Nuovo Testamento. Gli incontri, guidati dai professori dello Studium Biblicum Franciscanum, si sono svolti nell'Auditorium Immacolata del convento di San Salvatore. Il pomeriggio invece è stato dedicato all'approfondimento tramite varie visite archeologiche nella città santa e anche fuori, come quella nel Negev. La proposta che facciamo proprio nell'aggiornamento della settimana dopo Pasqua è assai significativa, perché unisce proprio l'esegesi, lo studio dei testi, con le visite archeologiche. Nel limite del possibile cerchiamo sempre di mettere insieme l'attività del mattino di studio, di conferenza, con un collegamento possibile con l'attività del pomeriggio, quindi con le visite in loco. Per Don Gian Antonio, le visite sono state un'opportunità per capire la geografia e la topografia di questa terra amata da Dio, ma anche un modo per comprendere coloro che l'hanno abitata, oltre che per capire i testi studiati in classe. È stato molto bello, soprattutto a livello sia teorico e anche a livello delle visite, è molto ben preparato. Un'esperienza di dono, di benedizione, perché il corso è stato sommamente interessante. E ho trovato veramente il cuore della cristianità attraverso della Bibbia nelle lezioni teoriche, che ci hanno fatto tutto un percorso biblico, e poi nelle visite archeologiche che abbiamo fatto ho scoperto parte della Gerusalemme e qua nel deserto del Negev che non conoscevo
e che parlano tanto del nostro essere cristiano, è veramente molto interessante. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. L'escursione è poi terminata con la celebrazione della Santa Messa tra le rovine di una chiesa bizantina nel Parco Nazionale di Shifta. Per me, che sono sacerdote da 6 anni, è una grazia poter rivedere tante cose con questi professori dello SBF che respirano la parola di Dio. La nostra fede è ancora molto forte e capace di portarci qui per celebrare la messa. Io sono venuta apposta per frequentare questo corso, di cui avevo avuto notizia da padre Massimo Pazzini, che è, diciamo, adesso l'organizzatore, e avevo delle aspettative, e queste aspettative sono state pienamente, diciamo, soddisfatte. Non è una questione di religione, ma della passione per il lavoro che stiamo facendo in questo momento. Si possono sperimentare un sacco di cose, sedersi per terra e toccare il tappeto di mosaici. Si può sentire qualcosa di antico. È venuta un'istitutrice dall'Italia di nome Paola. Ci ha dato 2 lezioni sulla tecnica di lavoro. Mi sento emozionata e un po' preoccupata, perché i termini tecnici usati sono difficili da capire e anche perché è una grande responsabilità ripristinare il nostro patrimonio, quindi sono sempre molto attenta a non causare danni. È impegnativo, ma anche molto bello. Sei studenti in formazione, un luogo che attrae persone da tutto il mondo, un santuario al centro della storia della cristianità. Questo è il contesto in cui nasce un nuovo progetto di restauro della chiesa del Dominus Flevit su Monte degli Ulivi a Gerusalemme. A portare avanti i lavori saranno l'associazione Pro Terra Sancta, ONG della custodia di Terra Santa, e il Mosaic Center di Gerico, istituto di formazione specializzato nei mosaici, voluto dall'archeologo francescano padre Michele Piccirillo. Abbiamo un programma minimo e un programma massimo. Il programma minimo, cioè quello che sicuramente faremo, è il restauro dei mosaici, sia moderni ma soprattutto il pavimento. Il pavimento è interessante perché sono i resti di un monastero bizantino. L'ipotesi però non dovrebbe finire lì. La chiesetta in qualche modo ha cancellato la memoria del monastero preesistente e quindi l'operazione sarà poi tirar fuori quello che era il monastero che c'era prima, una memoria importante dei tanti monasteri che nel periodo bizantino nascono, fioriscono sul Monte degli Olivi. L'obiettivo del progetto è il restauro del mosaico e anche la formazione di 6 studenti nella produzione nel restauro del mosaico. Grazie ai grandi risultati del progetto del Getsemani, ora un nuovo progetto è stato approvato, organizzato in collaborazione con il Consolato Italiano e la città di Bronzolo, per il restauro del mosaico al Dominus Flevit. I lavori, che nelle previsioni dovrebbero durare circa un anno, nascono sulla scia del restauro della Chiesa delle Nazioni del Getsemani e intendono recuperare i mosaici presenti nelle basiliche francescane del Monte degli Ulivi. Come nella prima esperienza, a fianco al lavoro di restauro vi è un lavoro di formazione che possa lasciare delle professionalità nel territorio. Per me si tratta di un'introduzione ai restauri. In passato ho sempre lavorato a Gerico producendo nuovi mosaici. Quest'anno invece siamo venuti qui come apprendisti in restauro. È molto interessante per i nostri ragazzi riuscire a crescere sul restauro di questi mosaici antichi. Cosa hai fatto per salvare il mondo? È stata questa una delle domande fatte agli studenti provenienti da 18 scuole cristiane presenti nei territori palestinesi e in Israele durante la 2ª edizione del Rosmun, una 3 giorni di conferenze che, seguendo il modello di incontri delle Nazioni Unite, hanno lo scopo di discutere sulle questioni di attualità da tutto il mondo, ma in modo particolare dal Medio Oriente, che è la realtà in cui vivono. Le conferenze si sono tenute presso la Scuola delle Suore del Rosario in Beit Hanina, zona araba di Gerusalemme. È molto importante per tutte le scuole, anche per tutti i ragazzi,
di non chiudersi dentro di sé, ma aprirsi al mondo, aprirsi ai problemi che sono nel mondo. Allora questa attività che sta facendo le scuole è molto importante per aprire la mente a questi studenti a pensare al futuro di loro e del mondo. A questo evento ha partecipato anche un gruppo di 6 studenti della scuola delle Suore del Rosario di Gaza. Per Suor Nabila, direttrice della scuola, portarli fin qui è stata una vittoria. Per loro, che hanno vissuto la situazione della guerra, è un dono per loro, perché loro vogliono costruire, essere costruttori di pace, di essere uomini che lavorano per la loro patria. I nostri studenti di Gaza hanno nel loro cuore tante, tante cose per realizzare in Gaza, il loro paese. Una realtà che ancora preoccupa tutto il mondo. Questi giovani affrontano situazioni di conflitti sin da quando sono piccoli. Ci raccontano con emozione i momenti difficili che hanno vissuto in mezzo alle bombe. L'ultimo conflitto del 2014 è durato 51 giorni. Those 51 days of hell to us. Sono stati 51 giorni di inferno per noi e per il popolo di Gaza. Sarei potuta morire in qualsiasi momento. Avevo appena 14 anni e ho pensato alla morte, a come avrei perso la mia famiglia, a come avrei potuto perdere i miei amici e a come la mia vita non sarebbe mai tornata alla normalità. Ma chi ha il compito di educare e cercare di motivare gli alunni a seguire con fermezza valori come il rispetto, la gentilezza e la fedeltà? C'è speranza. Finché noi viviamo abbiamo la speranza di costruire. Questa speranza anche c'è nel cuore dei nostri studenti, che loro vogliono tutti essere medici, vogliono tutti essere avvocati per aiutare il loro paese. Canti e balli tipici hanno rallegrato i partecipanti. La canzone in arabo che ha chiuso il primo giorno di incontro parlava di speranza, di vita, di prospettiva e di futuro. Un futuro senza guerra? È ciò che loro si aspettano. Ma quale prospettiva hanno per il futuro? La domanda rimane, ma nel frattempo si invoca la pace. Siamo qui per comunicare la Terra Santa, per dare voce e visibilità alla Chiesa Madre di Gerusalemme, ai cristiani locali, ai luoghi santi. Siamo qui per mostrare a tutti le tante storie quotidiane dimenticate di fatica, di coraggio, di fede. Siamo qui per portare in tutto il mondo la speranza della Terra di Dio. Sostieni chi dà voce all'opera di Terra Santa.